Francisco Sartore, ufficialmente un calciatore della Turris, dopo un corteggiamento che durava già da un po', si è materializzata la possibilità di firmare ed è accettato sicuramente con entusiasmo. Sicuramente è da quasi un anno, anche di più, che va avanti insomma un po' questa storia. Già dovevo arrivare circa 2 settimane fa, c'è stato un piccolo problemino, però ecco, eccomi qua e sono veramente contento. A livello atletico, in che condizioni ti reputi? Mi sono allenato da solo a casa e ho cominciato ad allenarmi con qualche squadretta lì nella città della mia ragazza. Ecco, è normale che sono dietro di condizione, però insomma ci metterò tutto, cioè ogni giorno in allenamento per cercare di essere pronto per la domenica. Caratteristiche sono quelle che da esterno d'attacco, veloce, bravo ad attaccare la profondità, congeniali anche al sistema di gioco che pratica la Turris, no? Esatto, hai detto benissimo tutto, breviligno, corto movimento, insomma mi reputo questo tipo di giocatore che attacca gli spazi, però anche venire a fare 1-2 con gli attaccanti, con il centrocampista per cercare di attaccare la porta. Ecco, questo sistema in particolare lo hai praticato sia con Juric ai tempi del Genoa in primavera, ma anche con Auteri a Matera. Sì, sicuramente recente con Auteri, ho fatto 2 anni nell'anno che siamo arrivati terzo anno, che tra l'altro c'era pure Di Lorenzo, tanti altri giocatori che sono in Serie B, ma soprattutto lui che in Serie A. Giocavamo 3-4-3 e facevamo insomma esterno sinistro o addirittura pure la punta come falso 9, quindi è un po' di anni che già ho utilizzato questo schema tattico. Ecco. Cosa ti aspetti in generale da questa stagione, dopo quella di Bisceglie, che purtroppo a livello di squadra poi è terminata male? Sicuramente a livello di squadra è finita male all'ultimo secondo, però è il calcio, quindi succede. Quest'anno sicuramente proverò a dare il massimo ogni domenica per cercare di arrivare il più in alto possibile alla classifica, soprattutto con un girone secondo me più difficile dell'anno scorso, però la squadra vedo e conosco dei ragazzi che è forte e si può fare un campionato alla grande. Ecco, conosci già qualche compagno, mentre invece il mister un po' indirettamente dai tempi di Genoa. Esatto, il mister indirettamente all'epoca del Genoa, come hai detto tu. Invece della squadra alcuni conosco dei nomi, però invece con Lorenzini ci ho giocato insieme già a Lucca 4 anni fa, più o meno 5 anni fa, quindi qualcuno conosco di nome, però c'era Pandolfo prima che comunque lo conoscevo bene, siccome abbiamo giocato ad Alessandria insieme, però ad adesso come persona conosco soltanto Lorenzini.